Cos'è il Commodore 64? Da produttrice di calcolatrici, Commodore era entrata nel mercato degli home computer prima con il PET e poi con il VIC-20, che nel 1983 fu il primo della storia a superare il milione di unità vendute. Ma in Commodore non si fermarono e decisero di puntare forte sui videogiochi, con l'obiettivo di creare una macchina basata sul MOS 6510 con grafica e audio migliori di sempre. A capo del team c'era Al Charpentier, che portò subito a bordo Robert Jens, che aveva disegnato il chip VIC. Nel novembre 1981 i chip erano pronti e Jack Tramiere, which we like to sell to the masses, not to the classes, trasformò il progetto da console per videogiochi in un computer completo da ben 64 kilobyte, puntando forte sulla crescita del mercato e sull'abbassamento del costo della RAM, e sfruttando lo stesso case e la stessa board del VIC-20. Nel gennaio 82 al CES fu presentato al pubblico il Commodore 64 a $595, che sbaragliò la concorrenza di Atari 800 e Apple II per prezzo e prestazioni, e grazie a marketing e strategie di vendita si impose anche in Europa su ZX Spectrum e TI-99/4A. In Italia fu presentato allo SMAU dell'82, esposto come un gioiello ma spento e messo in vendita da marzo 1983 al prezzo di 973.500 lire. Durante la produzione ci furono cambiamenti nel design e posizionamento di chip e circuiterie, e soprattutto una sostanziale riduzione del costo di produzione, che portarono al rapido calo del prezzo al pubblico fino a meno di $50. Il successo fu totale. Ovviamente i migliori system seller erano i videogiochi, e le migliori compagnie sopravvissute al crash dell'83 sviluppavano per C64, comprese Activision, Epix, SSI, Accolade e Microprose. Si sviluppò un intero mercato di accessori, ufficiali e di terze parti, e diverse varianti come il portatile SX64, l'Educator 64, il 64C e il Commodore 128. Il software era basato sul Commodore Basic, ma era possibile programmare anche in Pascal e C, e nacquero sistemi operativi dedicati come il GIOS. Il Commodore 64 dominò il mercato fino alla fine degli anni 80, quando dovette cedere all'avanzata dei PC IBM e all'arrivo dal Giappone di una console destinata a sconvolgere il mercato mondiale, l'ultimo grido della generazione 8-bit. Commodore 64 è un buon regalo per il loro studio, la loro vita, il divertimento di tutti. Commodore è un buon regalo.